Nasco praticamente qui nel 19 luglio 91 e questa dietro di me è Scampia. Ci sono le piazze di spaccio, non possiamo negarlo, quello che succede si sente. I pro, possiamo dire il centro urtato, è il posto in cui ci troviamo a fare l'intervista, e altre associazioni che si muovono sul territorio, le parrocchie, e poi siamo noi ragazzi. Noi ragazzi siamo uno delle, diciamo, dei pro del quartiere. Come, abbastanza positivo, ci sono tanti centri, palestre, varie attività che non vengono tanto pubblicizzate. Penso che l'essere nata qua comunque può avere dei vantaggi, perché cioè puoi magari fare più attenzione. Cioè ci viviamo, vediamo le conseguenze. Cosa succede se ti droghi, puoi morire, allora perché farlo? Se la famiglia non sta dietro ai loro ragazzi, come modelli prendono i pali, i fighetti che girano con motorini di grossa cilindrata, vestiti firmati, quelli che insomma spacciano. Se lavori per 8 ore già ti becchi 100-150 euro, però ho fatto la scelta di lavorare in modo onesto. Preferisco più sudarmeli i soldi che fa morire altra gente. Preferisco mettere la testa sul cuscino ed essermi guadagnato la giornata piuttosto che non dormire sogni tranquilli, proprio dalla paura di essere magari arrestato o essere ucciso durante la notte, perché è una cosa che ai camorristi capita facilmente. E il centro urtato me l'ho conosciuto l'anno dell'inaugurazione, facevo parte già degli scout. Quando è stato fatto sono stato uno dei primi ad entrarci. Tipo 10 anni fa, mi sembra. L'ho conosciuto tramite mia zia l'anno scorso. Io invece tramite lei, che mi diceva: dai, vieni, ci sono dei scout, ci mettiamo qui a parlare, giocare, cose così. Io ci sono andato perché si organizzavano un sacco di cose, si facevano un sacco di cose assieme. Mi sono trovato bene. Io penso che mi possa formare qui. Sì, un po' di affezione ai bambini. Vieni per loro. Che vengono qui magari a giocare, a perdere un po' più di tempo e stanno di meno in mezzo alla strada. Ho fatto 7 anni di scoutismo, quest'anno ho smesso per proprio motivi di lavoro. E gli scout qua secondo me sono, diciamo, il raggio di sole tra le nuvole. Al Vomero o in quartieri comunque un po' più alto locati, giustamente queste situazioni sono diverse. Proprio la cosa che a loro manca è il gioco di strada, cioè noi abbiamo questi grandi giardini, abbiamo queste grandi strade con cui giocare, i lotti che sono i piccoli quartieri, per cui noi ci mettiamo tra i palazzi e giochiamo. Loro questa cosa probabilmente è diversa perché appunto hanno la famiglia che li porta a giocare a basket, che li porta a nuoto, quindi loro non vivono questo ambiente, diciamo, che più popolano, che però a noi, per esempio, noi scout permette di inserirci e quindi di lì lavorare con i ragazzi. Ci sono alcuni genitori proprio spacciatori che ci chiedono esplicitamente di portare i ragazzi a passare un'estate diversa, vivere in modo da tirarli fuori dalla strada, perché a volte sono pentiti di questa scelta ma non possono fare altro che continuare, perché è l'unica maniera di portare i soldi a casa. E addirittura un ragazzo, figlio di un boss, si è ribellato al padre e adesso lavora onestamente, vive tranquillamente per fatti suoi, e quando lo prendevano in giro verso il padre, lui si incazzava, li pestava perché diceva: non confrontatemi con lui perché io non voglio essere come mio padre. È stato uno dei primi sviluppi proprio di cambiamento che si sono visti dalla nascita del centro urtato, alla nascita del gruppo scout, al frequentare la chiesa e proprio al cambiamento del quartiere. Beh, le prime volte che venivano i gruppi pensavo che vogliono, cosa vogliono. Poi passando gli anni abbiamo più o meno conosciuti e mi fa un piacere enorme che vengono in estate a far giocare i ragazzini che sono sempre giù ai parchi. Perché conosci altre realtà, persone nuove, comunque ogni gruppo ha un suo metodo con i bambini, si relazionano in modo diverso. È bello conoscere le varie prospettive. Cioè non è che pensavo che vogliono questi che vengono a fare. Cioè io ho già capito per quale motivo venivano. Ma questo non basta a togliere i ragazzi dalla strada. Venite 3 mesi all'anno e per il resto poi bisognerebbe, come hai detto tu prima, che la
brava gente vorrebbe riprendersi il quartiere. L'altro ieri, quando accompagnasti i bambini alle vele, io ero in motorino e passai per 3 volte davanti alla Villa Celeste, e per 3 volte il palo mi chiese dove stavo andando, che stavo facendo, ma tipo non me ne frego niente di rispondergli, anche se a un certo punto tipo cominciava a venirmi dietro. No, non voglio avere paura di girare, anche se a volte ho avuto problemi, non mi interessa, io ci giro lo stesso. Io del futuro non ho paura. Il sogno è diventare attore professionista. Vorrei cominciarlo a realizzare qui. Se si può fare, si può fare, se no no. Sono 7 anni che sono in nero. Mi piacerebbe continuare gli studi, ma purtroppo mi serve quel lavoro. E non so, magari andando da un'altra parte potrebbero cambiare le cose. Quindi, così facendo, potrei anche riprendere a studiare. Io stavo pensando a fare l'hostess, appunto perché mi piace viaggiare. No, io non lo so ancora, studio lingue, però non lo so se continuerò. Mi piacerà anche fare qualcosa in ambito di medicinale. L'università sicuro. Anche se mi dispiacerebbe lasciare Napoli. No, anche per me mi dispiace, perché io adoro Napoli, la mia città, però comunque non si potrebbe vivere qui se veramente vuoi un lavoro onesto, cioè fai fatica. Poi pensi al futuro per i tuoi figli, domani. Per te stesso anche. Quindi per questo decidi secondo me di cambiare. Voglio andare via. No, non riesco proprio a immaginare qua. È difficile perché vieni al centro urtato, il centro urtato ti fa vivere quell'ambiente familiare, ci sono le vele, giochi con i bambini alle vele, conosci la realtà delle vele, alla fine io vivo la mia normalità qui, quindi mi trovo. Partire però potrebbe essere anche magari trovare un'America e poi non lo so, vabbè, c'è sempre l'idea di cambiare Scampia, cioè il sogno utopico di tutti, però piano piano devo dire che da quando ho iniziato lo scoutismo ad oggi ci sono stati molti cambiamenti, quindi se si lavora ancora così a piccoli passi ci riusciamo. No, non potrei essere un sindaco, non sarei corrotto, quindi non lo diventerei. Incomincerei a smantellare tutte le piazze che ci sono, manderei via i tossici. Non so, un campo di calcio, un bowling, un cinema, o di aprire di nuovo la villa, la sistemerei. Il problema principale è la corruzione. Mi viene da pensare che lo Stato e la Camorra è come se fossero una cosa sola. La polizia è dello Stato e qui mi sembra tanto che facciano i comodi loro senza che nessuno li venga a disturbare. Anche se non voglio pensare che non ci siano speranze. Quando ci sono i blitz non c'è più nessuno, pali, spacciatori. Questo mi fa pensare che ci sia qualcuno che li informa, e anche qualcuno abbastanza in alto per sapere certe cose. Pali e spacciatori, ne arrestano uno e ne arrivano altro. È già una gran cosa l'iniziare a non entrare in questi giri. Rimanerne fuori penso che sia già un gran passo. La libertà è al di là delle nostre paure. È una frase che non mi ricordo chi disse, però è molto significativo. Ridito.